Questo programma è offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta. Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati, ben ritrovato anche Franco Piacentini, attualmente, proprio adesso, del direttivo dell'Auser del Veneto, past president invece Auser Veneto. Grazie di essere Grazie qui con a voi, noi. Buongiorno a tutti. Allora, l'occasione è da un lato per fare un po' una valutazione di tutti questi anni, quanti sono stati di attività? Quattro anni di attività. Quindi che cosa è stato fatto, può guardarlo con un occhio prospettico diverso e poi analizzare gli irrisolti, no? Quindi ci sono tante problematiche che riguardano il mondo degli anziani di cui voi vi occupate, che potrebbero essere in qualche modo rielaborate o comunque si potrebbe intervenire con un certo tipo di risultato. Quindi vediamo anche sotto questa prospettiva che cosa si potrebbe fare. Voi avete fatto un congresso a livello regionale, poi ci sarà il congresso nazionale un po' più in là, che si è svolto proprio giovedì scorso. Quindi facciamo un po' il punto della situazione. Io direi prima di fare un escursus di tutti questi anni di attività e riraccontiamo ai nostri telespettatori che cosa fa l'Auser Veneto in particolare. Sì, sono stati 4 anni di intenso lavoro, ecco, ovviamente questo è un lavoro sociale, non è un lavoro dipendente o un lavoro autonomo, un'attività di sussidiarietà, di volontariato e di promozione sociale, perché sono queste le tre sfaccettature di questa grande associazione. Dico grande perché negli ultimi anni siamo anche cresciuti in modo molto interessante come adesioni, abbiamo superato i 45.000 iscritti in Veneto. Abbiamo consolidato la nostra rete dei circoli, che sono aumentati da 250 a 260 circoli. Abbiamo ovviamente le 7, io le chiamo cabine di regia, che sono le presidenze provinciali, e abbiamo la struttura che è il centro regolatore regionale, che ovviamente coordina questo insieme di soggetti. Quindi i 45.000 iscritti, però ci sono anche 7.000 di questi 45.000 iscritti che operano attivamente nelle attività di sussidiarietà e di volontariato. Sono tutte quelle attività legate all'aiuto alla persona, ma sono anche delle tutti possono diventare volontari, lo ricordiamo. Sì, sì, sono però tutte le persone sono, diciamo, libere, ecco, di fare questa scelta, è una scelta appunto di libertà, che soprattutto viene rivolto l'invito a far parte della famiglia del volontariato alle persone che sono pensionate in modo particolare. E questo è uno dei nodi critici rispetto alle prospettive, come diceva lei, perché purtroppo l'età pensionabile è stata allungata di molto, quindi le prospettive ci dicono che la persona prima di andare in pensione dovrà attendere dai 68 ai 70 anni, quindi sono fasce di età molto elevate, quindi la persona magari a quell'età lì sarà anche stanca, insomma, però auspichiamo che il tenore di vita e lo stile di vita di queste anche persone possano essere determinanti appunto per avere ancora, tra virgolette, in quell'età avanzata una certa giovinezza e di quindi conseguenza impegnarsi nel mondo del volontariato. Quindi abbiamo fatto questi 4 anni, ovviamente siamo cresciuti dal punto di vista organizzativo, però abbiamo anche sviluppato tante di quelle iniziative che diventa complicato, come si dice, proprio individuarne anche il numero esatto, perché abbiamo fatto trasporto sociale, abbiamo fatto accompagnamento protetto delle persone, abbiamo ovviamente, quando parlo di questi servizi, sono servizi fatti con automezzi del volontariato, che vuol dire automezzi dell'Auser, ma automezzi anche che mi sono messi a disposizione da parte dei comuni, con alcuni acquisti fatti su questi automezzi con i contributi della regione, finalizzati ovviamente ad aiutare le persone che hanno disabilità, che sono non autosufficienti o che sono anche in condizioni di povertà. E se non ci fosse stato l'Auser non ci sarebbe stato il servizio? No, ecco, per molti casi, se non ci fosse stato appunto questo servizio di trasporto cosiddetto sociale, o che poi significa collegarlo all'accompagnamento protetto, perché quando parliamo di trasporto bisogna tenere presente che di norma
i nostri volontari vanno via sempre in coppia, cioè c'è l'autista ma c'è anche il soggetto che accompagna la persona, perché se una persona è disabile deve avere la persona che lo aiuta anche a scendere, a salire praticamente all'automezzo. Certo. Quindi se non ci fosse stato appunto questo servizio sociale dell'AUS, molte persone si sarebbero trovate in difficoltà, perché molto spesso sono persone che non hanno familiari, che non hanno figli, che non hanno nipoti, magari che sono in grado magari di trasportarli all'ospedale, alla visita specialistica, al momento del prelievo, di fare quei servizi, diciamo, ecco, di routine, che però sono indispensabili per la vita della persona. Quindi noi operiamo, ovviamente non così casualmente, operiamo in una programmazione che è legata a convenzioni con i comuni, a convenzioni con le case di riposo, a convenzioni con le aziende USL, perché i servizi sociali di queste strutture individuano la difficoltà soggettiva, ce la comunicano e organizziamo assieme appunto questo tipo di prestazione. Inoltre questo servizio si inserisce in un disegno più ampio, che è un progetto della Regione Veneto che si chiama STACCO, che appunto STACCO è sinonimo appunto di servizio di trasporto e accompagnamento. Quindi questo progetto della Regione di quindi ha un finanziamento. Quindi ci dà appunto la possibilità di avere un finanziamento, perché spostare un automezzo ci vuole minimo, ripeto, minimo l'assicurazione, minimo nel senso che è indispensabile. Poi ci vuole anche il carburante e oltretutto, quando parliamo di assicurazione, sono assicurati anche le persone che trasportiamo, che non è che sia soltanto l'accompagnatore, certo, o l'autista, quindi c'è un'assicurazione che copre praticamente anche la persona che viene aiutata. Quindi abbiamo svolto questa attività, ma sempre in questo rapporto costruttivo con la Regione siamo stati impegnati e siamo tuttora impegnati in un altro progetto, che si chiama Progetto Sollievo. Questo è un progetto particolare che è, diciamo, orientato a aiutare le famiglie che hanno per scongiunti che vivono con loro, con Alzheimer o con demenza senile. Quindi il nostro compito è quello di prendere che non è un aiuto di poco conto, appunto, questo, che è prendere queste persone con queste patologie, per alcune ore al giorno vengono prese, diciamo così, dai volontari, accompagnate in un centro sollievo, quindi è un luogo in cui c'è socializzazione, ci sono le animatrici, gli animatori, insomma ci sono persone che seguono queste persone per alcune ore al giorno. Sono tranquilli queste persone che hanno queste patologie, ma si dà anche un respiro ai familiari, perché altrimenti sarebbero veramente condannati, come suol dire, 24 ore al giorno chiusi dentro le mura domestiche. Assolutamente. Quindi la Regione finanzia anche questo progetto, noi siamo impegnati con molti volontari, con molti automezzi e siamo anche in grado, in alcune realtà territoriali, penso nel Padovano, ma anche nel Veronese, nel Vicentino, insomma in tutte le 7 province, siamo in grado anche di ospitare queste persone in questi luoghi, ovviamente, di incontro. Sono luoghi di tranquillità, di serenità, la persona sta tranquilla, diciamo è un luogo che possiamo assimilare come al caffè Alzheimer, quindi quei luoghi di incontro in cui prendono magari il tè, prendono magari anche lo stesso caffè, ovviamente se è possibile ovviamente offrirlo a queste persone, ma oltretutto fanno dei giochi, socializzano magari con qualche canzone, con qualche fiaba, con qualche racconto, per proprio tenere tranquilli le persone e farli vivere bene quelle ore che stanno dentro i centri sollievo. Questi centri sollievo, come sono recuperabili, dove sono presenti per quel che riguarda il nostro nord-est? Sì, sì, è sufficiente entrare nel sito dell'AUSER, e nel sito dell'AUSER ci sono ovviamente le indicazioni delle 7 province, e adesso è sufficiente telefonare appunto ai numeri degli AUSE provinciali e chi risponde ovviamente dà l'indicazione. Il terzo blocco di attività è legato invece a un'attività tutta programmata dall'AUSE fin dalla sua nascita. L'AUSE nasce 28 anni fa, che è l'università, e si chiama il filo d'argento. Ah, filo d'argento. Filo d'argento, sì. Praticamente noi lo chiamiamo il telefono amico. Perché? Perché ci sono degli nostri volontari, soprattutto volontarie, sono soprattutto signore e signorine, anche perché sono anche ragazze giovani che si dedicano a questo impegno come volontarie, che in alcune ore del giorno praticamente sono nella postazione telefonica, noi divulghiamo il numero verde, che è un numero gratuito, e le persone che hanno bisogno chiamano, molto spesso chiamano per avere indicazioni sui servizi, per avere indicazioni su come possono usufruire del trasporto protetto dell'Auser, su come possono avere anche queste prestazioni a domicilio, che vuol dire i pasti a domicilio, la spesa a domicilio, i farmaci a domicilio.
In alcuni casi chiedono se è possibile avere anche qualche infermiere per qualche piccolo intervento, ovviamente sempre su prescrizione del medico, ecco, cioè tutte quelle attività. Però questo telefono amico molto spesso viene utilizzato dalle persone, soprattutto quelle sole, anziane sole, per parlare, per sentirsi praticamente, per sentirsi ancora impegnate dialetticamente con altre persone, parlando, raccontando, e questo è un modo, abbiamo compreso insomma, che è un modo, ecco, per uscire dall'isolamento, per non sentirsi abbandonate. Quindi questa telefono amico, o meglio questa voce amica, dialoga con questa persona che magari è sola, che magari è disabile, non in grado di spostarsi. Poi ovviamente noi le incentiviamo però, se è in grado ancora di muoversi, di uscire dall'isolamento, di venire nei circoli. Che allora nei circoli cosa si fanno? Si fanno momenti ovviamente anche ludici, no? Quindi magari si fa, non so, la cena dei soci, si fa il gioco della dama, si fa il ballo, si fa la ginnastica leggera, però si fanno anche molti ci sono anche molti appuntamenti in programma culturali, perché nei nostri circoli c'è attività culturale, che vuol dire momenti di confronto sulla storia, sulla presentazione di un libro, la lettura di un giornale, quindi c'è questo momento appunto di interscambio, diciamo, culturale. Poi ci sono invece i percorsi un po' più complicati, un po' più impegnativi, che sono dentro le università popolari, infatti io stavo pensando anche con dei programmi ovviamente specifici, quindi con delle lezioni. Grazie. E poi c'è anche la possibilità, per esempio, di acquisire conoscenze e capacità sull'uso del computer, internet, posta elettronica, perché ci sono anche queste attività di proprio di vera e propria formazione, di preparazione delle persone a utilizzare la strumentazione elettronica. Questo avviene solo nei grandi comuni o anche nei comuni minori? No, anzi possiamo dire che nei centri più piccoli, proprio perché la comunità è più raccolta, come suol dire, sono più vivi, sono più dinamici, perché appunto essendo una piccola comunità si conoscono di più, c'è chi consiglia di andare appunto in quel circolo, quindi c'è più vivacità, diciamo. Nei centri urbani invece, ecco, diciamo così, è più sviluppata l'attività culturale, le attività dell'università, perché ci sono molte presenze anche di ex insegnanti, di ex professori, che sono disponibili ovviamente a mettersi così in moto, ecco, diciamo così, a disposizione dell'AUSE per fare appunto i relatori in questi convegni, in queste iniziative. E questo è, diciamo, è un pezzo dell'attività dell'AUSE che ci gratifica molto, perché è un modo appunto di socializzare, dando la possibilità alle persone di conoscere, di apprendere e di mantenere sempre, diciamo, in movimento il cervello, perché poi uno dei motivi che prima facevamo l'esempio del progetto Sollievo è che purtroppo con l'età la demenza e l'Alzheimer sono i pericoli, insomma, che la vita ci prospetta. Stare attivi è dimostrato da studi e ricerche, e mantenere sempre vive le nostre cellule cerebrali vuol dire allontanare di molto questo pericolo, diciamo così, della demenza. E noi aiutiamo, magari indirettamente o in maniera scientifica o in maniera medica, ma diciamo così a livello pratico, aiutiamo le persone a stare bene, e soprattutto socializzando tra loro vivono più tranquillamente, vivono meglio e non si sentono abbandonate. Infatti, come si diventa poi volontari dall'altra parte? Cioè, quindi fruitori abbiamo visto, poi ricordiamo, andando sul sito c'è il numero verde, che può essere da spunto anche per avere contatti direttamente, e poi ci sono tutte le sedi con i vari corsi eccetera. Immagino l'obiezione di alcuni che non accedono a internet, che cosa ci potranno dire di noi, ma insomma abbiamo il numero. Però le persone che vogliono avere anche la comprendere dov'è una struttura dell'AUSE, se si rapportano per esempio col comune, i servizi sociali per esempio hanno gli indirizzi di tutte le indirizzi, i telefoni, i recapiti di tutte le associazioni. Quindi è possibile anche? Sì, attraverso i servizi del comune, ma anche alcune USL, anche alcune case di riposo sanno dove sono le associazioni, non c'è solo l'AUSA per capirci, insomma, ci sono anche altre associazioni, quindi se hanno rapporti col comune è sufficiente chiamare o recarsi o telefonare, e gli danno le indicazioni telefoniche e gli danno ovviamente anche la possibilità di contattare la persona che è volontario, diciamo così, attivo, quello che è impegnato. Non c'è nessuna, diciamo così, difficoltà a diventare volontario, è sufficiente, l'unica, diciamo, vincolo, ma è un vincolo legato anche alle coperture assicurative, è quello di associarsi.
Il nostro costo tessera è un costo tessera di 13 euro. Da quest'anno, diciamo, abbiamo un euro in più di costo perché abbiamo stipulato una polizza specifica contro, cioè in caso di infortunio, ma diciamo il costo complessivo tessera e copertura assicurativa aggiuntiva, perché è una cosa che si aggiunge rispetto a quella che è già in essere a livello nazionale, sono 14 euro all'anno. C'è un costo, diciamo, ecco, diciamo così, sostenibile anche per i pensionati con una pensione medio-bassa. Insomma, ecco. Per cui con questa tessera? Sì, sono anche coperti con le assicurazioni, poi partecipano con questa tessera a tutte le attività. Possono entrare in tutti i circoli, significa anche quei circoli dove ci sono le mescite, il bar per capirci, possono entrare con la tessera, perché i nostri circoli che hanno le mescite non sono dei pubblici esercizi. Quindi chi può frequentare quel circo è solo l'iscritto, perché appunto ci sono delle norme di legge che noi vogliamo rispettare. Quindi l'iscritto ha la possibilità di prendere un caffè magari a un costo anche inferiore rispetto al bar, però la condizione è che sia iscritto, perché altrimenti giustamente poi se c'è il controllo veniamo sanzionati, perché se non vogliamo fare la concorrenza, non facciamo concorrenza né ai bar, nemmeno ai tassisti. Quando parliamo di trasporto, lo dico anch'io col sorriso, perché molto spesso si vedono questi automezzi, perché si vedono ovviamente con l'immagine, sì, no, che è scritto AUSE oppure Associazione Pinco Pallino, quella che è, no? E molto spesso qualcuno insomma, afferma che c'è questa concorrenza tra virgolette sleale. Non è così, perché noi non chiediamo niente, non chiediamo la tariffa. C'è la liberalità, che una persona se vuole dare una sottoscrizione la dà liberamente e noi rilasciamo regolare ricevuta di quella libera sottoscrizione, ma non c'è la tariffa, non c'è, anche perché i nostri servizi sono servizi finalizzati a portare la persona nei centri sollievo, come nel caso dicevo prima, ma nei poliambulatorio, all'ospedale, o alle attività della casa di riposo che sono programmate, insomma, quindi sono tutti servizi legati a prestazioni socioassistenziali. Infatti, volevo sapere per quanto riguarda, perché ci è stato chiesto tempo fa da alcuni telespettatori, voi avete un elenco assistenti familiari, badanti, che dir si voglia, a cui accedere, perché effettivamente diciamo, la ricerca di queste persone sia affidata a un Hauser anziché a un'altra associazione seria, presente nel modo capillare sul territorio nazionale, eccetera, può dare delle garanzie maggiori, perché quello diventa sempre un problema. Molti hanno avuto difficoltà facendo capo alle cooperative, hanno avuto difficoltà a muoversi autonomamente, insomma è sempre spiacevole poi quello che capita. Invece chi si occupa di anziani, se è fatto di anziani, magari ha dei contatti diversi, oppure non c'è un registro assistenti familiari? No, noi proprio volutamente, perché non vogliamo fare l'intermediazione, diciamo così, di manodopera, no? Noi non possiamo nemmeno svolgere questo compito, se qualche nostra volontaria, qualche nostro volontario conosce magari un'amica o un amico, perché ovviamente ci possono essere anche badanti, diciamo, maschili, allora questo è un discorso di rapporto personale, ma certo, noi non abbiamo strutturato questo servizio, però possiamo sempre indicare i servizi sociali del comune. Però si entra in un altro ambito. Quindi. Sì, noi possiamo dire, se lei cerca, non so, una badante, noi le consigliamo comunque di andare verso gli uffici pubblici, perché la Regione Veneto, attraverso il Veneto Lavoro, che è un'agenzia della Regione, per il lavoro della Regione Veneto, da anni segue questa particolarità e la segue appunto per dare qualità, serietà e soprattutto efficienza. Quindi persone che sono in grado veramente di aiutare con un minimo di capacità di preparazione le persone che sono malate, perché poi quando parliamo di Alzheimer e demenza sono comunque delle patologie. No, ma infatti assolutamente. Esatto. Quindi il consiglio che diamo noi, rivolgetevi sempre agli uffici, diciamo così, delle pubbliche amministrazioni, che vuol dire regione oppure comuni. E lì ci sono ovviamente anche gli elenchi e anche le persone che praticamente danno la loro disponibilità. Il consiglio che posso dare, ma lo do come persona, insomma come cittadino, è quello di evitare di appoggiarsi a persone che fanno gli intermediari, per capirci, forme di caporalato, ecco, mi indicano quella lì e poi io devo dare il pizzo, ecco, evitiamo queste cose, andate negli uffici pubblici oppure, mi permetto di indicare, c'è l'ACLI Colf, proprio che da tempo ha un proprio dipartimento di lavoro che segue specificatamente questa attività delle badanti. Chiaro. Quindi abbiamo risposto anche alla mail che era arrivata tempo fa. Andiamo subito in pubblicità, che poi ritorniamo ancora insieme.